Ok, andiamo a fare un po' di stretching, specialmente per le gambe, visto che in questo periodo ovviamente ci capita spesso di passare molto tempo seduti. Ci occorre, se non avete un elastico di quelli che utilizziamo di solito in palestra, ci occorre una cinghia dell'accappatoio, come questa, va benissimo. La teniamo vicino e la andiamo a prendere dopo, la utilizziamo dopo. Ci sdraiamo prima sulla tappetina, piegando le ginocchia e portando sempre i piedi poggiati al pavimento. Cercate di rilassare la testa, di sentirla poggiata perfettamente al centro. Rilassa le spalle, ma mantieni le clavicole aperte. Porta le mani sopra il bacino, quindi senti le due ossa del bacino sotto il palmo della mano. E andiamo a dondolare un pochino. La sensazione è quella di dondolare un po' sull'osso sacro. Quindi porto il pupe verso l'ombelico, sento la schiena che si appoggia di più al pavimento, quindi, e poi lo riporto nella posizione iniziale. Quindi butta fuori l'aria e prendi aria. E fuori. E inizia a rilassare la muscolatura, anche quella della parte bassa della schiena. E ancora, non irrigidire i glutei, i muscoli posteriori, senti il corpo morbido. Ripeti ancora, 3, 2, 1. Adesso mantengo il piede sinistro al pavimento, sollevo il ginocchio destro e lo afferro con la mano destra. E andiamo a fare delle piccole circonduzioni. La muscolatura è sempre morbida. I respiri regolari, prendi aria quando il ginocchio si avvicina al petto, butta fuori, prendi, fuori, cambiamo la direzione, cambiamo la respirazione, prendiamo aria quando il ginocchio è distante, butto fuori quando il ginocchio è vicino al corpo, prendi, fuori, prendo, fuori, appoggio, sollevo il ginocchio sinistro, lo afferro con la mano sinistra, prendi aria e butta fuori quando sei lontana, prendi, fuori, prendi, fuori, cambio la direzione, prendo aria quando è distante, butto fuori quando è vicino, prendo aria, butta fuori, prendi aria, butto fuori, appoggio tutti e due i piedi a terra, sollevo il ginocchio destro, vado a distendere completamente la gamba verso il soffitto. E poi faccio ricadere di nuovo il tallone verso il gluteo. E stendo. E giù. Ogni volta che stendo, sento che la parte posteriore della gamba si allunga un pochino di più. Ancora 4. E giù. 3. 2. 1. Mantieni la gamba distesa. Fletti la caviglia. Quindi il tallone spinge verso il soffitto e poi distendo di nuovo. E ancora, fletto la caviglia, mantengo il tallone forte che spinge verso il soffitto, allungo sempre di più e poi stendo. E ancora, 5, e allungo il piede, 6, 7, 8, 9, 10, mantieni la caviglia flessa, quindi spingi tantissimo il tallone verso il soffitto, porta le mani lungo il corpo, mantenendo la gamba distesa, la faccio scivolare verso il pavimento, spingendo però sempre il tallone lontano da me. Continuo quindi a mantenere la gamba distesa ed allungare. E piego di nuovo, stendo, flettendo la caviglia e allungo. Porto la gamba verso il pavimento e ancora, stendi, allunga, 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 sempre di più, lo vuoi quasi toccare, eh? Vuoi toccare sia il soffitto che la parete. Ripetiamo ancora due volte e torna e l'ultima, torno e cambio, distendo la gamba sinistra. E poi la faccio di nuovo, faccio tornare il tallone verso il gluteo
e ti stendi e torna. Ancora 3 fino a 10 e torno. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mantieni la gamba distesa, fletto la caviglia, spingo il tallone verso il soffitto e poi distendo la punta del piede. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mantieni la caviglia flessa, spingo il tallone al soffitto, poi lo faccio scivolare giù verso la parete. Allunga sempre di più la gamba, tieni il ginocchio, riporta il piede verso il soffitto e di nuovo 2 e allungo su 3 e l'ultima volta. Adesso andiamo a prendere la cinta dell'accappatoio. La portiamo sul piede, se è abbastanza lunga posso fare anche un piccolo cappio sul piede e vado ad afferrare i due lati, gamba destra, mano sinistra. Porto la gamba, tirandola un pochino con la mano, verso l'interno, mantenete la caviglia flessa e poi invece la riporto verso l'esterno sollevando ovviamente il braccio sinistro dal pavimento, però il braccio deve sostenere la gamba, eh? E di nuovo 2 3 senti allungare bene dietro lateralmente 4 lo ripetiamo per l'ultima volta e 5 mantieni il cappio con tutte e due le mani, extra ruota un pochino ovviamente dal fen al piede la gamba e poi infra ruoto dentro e fuori, ancora 4, mantenendo il ginocchio disteso, 3, 2, 1, e piego e vado dall'altra parte. Ovviamente potete ripeterlo per più volte. Vado a fare questo piccolo cappietto. Quindi, gamba sinistra, piede flesso, mano destra. Tiro verso l'interno la gamba, sostenendola sempre con la mano. E poi sollevando il braccio la porto verso l'esterno. Sostienila sempre con il la corda. 2 3 4 5 rimango con il piede al centro, afferro con tutte e due le mani, extra ruoto un pochino la gamba verso l'esterno e poi verso l'interno. E in, ancora 4, dentro, 3, ginocchio, peso, 2, 1, e relax, tolgo la corda, ci portiamo seduti, portiamo la gamba sinistra piegata in avanti, utilizzate sempre il tappetino, la portate in linea proprio con il tappetino. E il ginocchio destro lo portiamo il più dietro possibile, quello che più riusciamo a fare senza farci male. Cerchiamo di sentire sempre il bacino però che non si solleva, ok? I glutei dovrebbero rimanere poggiati al tappetino. Porta la mano sinistra accanto al corpo e allungo. Fletto bene lateralmente
La mano destra spinge verso il soffitto, il ginocchio e il bacino, anzi, rimangono poggiati al pavimento e torno. Andiamo a fare invece adesso una piccola torsione. Porto la mano sinistra dietro il corpo, la mano destra la vuole quasi raggiungere. Il ginocchio però rimane là. Quindi tiro e faccio una torsione. Immaginate di essere una spirale. Tira, 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 tira e torna. E lo fai dall'altra parte. E lo puoi ripetere più di una volta, ovviamente. Allinea bene la gamba. Porto il ginocchio sinistro, per quanto mi è possibile, ovviamente, dietro. E allungo, controllando che il bacino spinga verso il pavimento e il braccio sinistro invece verso il soffitto. Torna. Porto la mano destra dietro il corpo, la mano sinistra la vuole raggiungere mentre il ginocchio sinistro continua a spingere indietro. Mantieni, torno al centro, sciogliamo le gambe e relax.